Continua il fermento della società civile sull'ormai sempre più delicata questione ambientale, all'ordine del giorno in Campania con la Terra dei Fuochi e non da meno nell'agro nocerino sarnese. Ormai l'allarme è stato lanciato e si susseguono gli appuntamenti che cercano di far luce sulla situazione sul territorio. Dopo il convegno organizzato dall'AMCI sabato scorso dal titolo Agroammalato, un nuovo appuntamento è stato organizzato a Nocera Inferiore questo giovedì, intitolato Affinché l'agro non diventi una seconda Terra dei Fuochi, ed organizzato dal Comitato per la Salute, dal Comitato Novasche e dal Comitato Gente del Sarno. E intanto continuano a risuonare forti le parole del Vescovo della Diocesi di Nocera Inferiore Sarno, Monsignor Giuseppe Giudice, che proprio in occasione del convegno organizzato dall'Associazione Medici Cattolici Italiani ha ribadito la necessità di scuotere le coscienze per salvare il territorio. Certe situazioni noi le conosciamo da un po' di tempo. Dobbiamo stare molto attenti però, perché innanzitutto dobbiamo avere dei dati scientifici, perché qualche volta ho l'impressione che noi cavalchiamo l'emotività e quindi non dobbiamo creare allarmismi e dobbiamo essere fondati nei dati, e poi ci accorgiamo che le nostre terre sono ammalate a tanti livelli. La malattia più grave è quella morale. C'è una malattia morale etica che ha permesso lo sfacelo e il rovinare ciò che il Signore ci aveva dato da custodire. È bene che oggi noi siamo attenti. Perché dobbiamo stare attenti? Per il futuro, per coloro che verranno dopo di noi. Dobbiamo custodire questa realtà e dobbiamo essere molto precisi nelle analisi, molto attenti nelle terapie. La Chiesa lo dice da sempre tutto questo. Qualche dono si sveglia stamattina e fa finta di accorgersene, ma noi dobbiamo essere molto prudenti, molto attenti, e dobbiamo salvaguardare il creato e salvaguardare la vita umana.